Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Sport and Benefit Italia. Oggi è l'episodio speciale in cui parleremo di canto e anche di recitazione insieme a Max Abetta. Ciao Max, benvenuto. Grazie, ciao. Allora, innanzitutto grazie a te Carlo per averci dato questa grande possibilità. Grazie a voi per questo invito, per questa calorosissima accoglienza. Allora, questo che te naturalmente oggi vedrai sono dei ragazzi che fanno parte di questo gruppo Sbaragliando Show, al quale sono delle serate apposite appunto per la musica, il benessere della musica e soprattutto dell'arte in generale. Cioè quello che la musica appunto dovrebbe avere per i ragazzi e per tutti quanti, come oggi ovviamente dichiarato che la musica fa bene all'anima. Tra l'altro mi accennavi prima che esistono tanti esercizi anche di preparazioni propedeutici a ciò che è il canto e la recitazione, come respirazioni e tanto altro. Vogliamo fare una piccola introduzione anche a questa parte? Noi siamo un programma di sport e benessere, quindi anche questa argomentazione dobbiamo un minimo trattarla. Allora, la musica innanzitutto è terapia e benessere, soprattutto per le persone che amano la musica, ma soprattutto per quelle persone che intendono proprio anche intraprendere una carriera. Cioè la carriera appunto basata su un corpo che è fondamentale, non basta una voce per poter essere artista o per poter trasmettere sicuramente quello che è l'arte, quanto il corpo che emana appunto diciamo delle emozioni al pubblico importante per quanto riguarda il cantante e l'artista che trasmette. Un'altra cosa importante appunto, come dicevi, dei fiati, fondamentale un diaframma, fondamentale sicuramente il benessere di sciogliere quella parte che tutti noi spesso insomma abbiamo chiusa, sia come corpo come interpretazione, molto fondamentale. Quindi i ragazzi in questo Sbaragliando Show, loro si preparano ogni settimana appunto con delle prove, oltre il canto, la recitazione, che anche questo è un benessere per il corpo e soprattutto la comunicazione per quanto riguarda sicuramente le persone. Quindi una parte, Carlo, che spesso magari viene sottovalutata, probabile come sport e fitness, ma voi che fate un programma proprio di sport e fitness, è importante sicuramente anche la parte canora. Una parte che appunto i ragazzi, tutte le persone che affrontano questo mondo, di prenderlo con molta serenità, non tanto vedere una questione di gara o di improntarlo sicuramente a una lotta musicale, ma un benessere fisico, quindi è una parte fondamentale. Io a questo punto chiamerei qualche persona dal pubblico e chiederei di raccontarci ciò che è la sua esperienza in questo settore. Qui con noi Laura Aramu, un bel applauso. Ciao Laura. Grazie. Volevo dire che partecipo appunto a Sbaragliando come concorso e come scuola con Max Abetta. Vincitrice di uno Sbaragliando. Quindi. Sì. Vogliamo raccontare questa tua esperienza appunto di vincitrice canora? Certo, al di là dell'esperienza da vincitrice, tutte le edizioni di Sbaragliando sono state un modo per mettermi alla prova, per avere la possibilità di scoprire anche meglio me stessa, i miei gusti e ciò in cui sono più brava, diciamo, ma anche appunto quello che mi piace di più. Ho trovato in questo grande gruppo una famiglia, delle persone che mi vogliono bene, io voglio bene a loro e soprattutto viviamo insieme nella musica, e questa è la cosa più importante. Ok, un bel applauso per Laura Aramu. Rimani con noi. Ok Serena, prego, raggiungici. Ciao Serena, benvenuta a Sport and Benefit Italia. Allora, raccontaci un po' quella che è la tua esperienza canora. Sì, allora, diciamo che io è come se fossi l'ultima arrivata, perché ho iniziato questo percorso ad agosto. Sono stata scoperta da Max e allora diciamo che quello che mi è piaciuto di più è stato appunto la crescita che ho avuto in questi pochissimi mesi e poi scoprire che appunto non vi è un vero e proprio concorso, voler vincere l'uno sull'altro, ma è appunto qualcosa che da cui apprendi da qualsiasi persona, sia per la recitazione che per il canto. E questo mi piace molto di questa scuola. Perfetto, un bel applauso, grazie. Rimani con noi. No, rimani. Ok, giustamente per una questione di parità di diritti chiamiamo anche un ragazzo. Prego, dai. Allora, ti presenti e ci racconti ciò che è stata la tua esperienza appunto canora e artistica.
Certo, allora io sono Leonardo De Zogus e conosco Max da 4 anni. In 4 anni sono riuscito a migliorarmi, soprattutto grazie a Max. Sono contento che in questa famiglia soprattutto non ci sono rivalità, anzi ci aiutiamo l'uno tra l'altro ed è una cosa molto importante perché se non ci diamo una mano noi, chi lo fa? Soprattutto un'altra cosa che mi piace molto di questa scuola è il fatto che ognuno dà consigli agli altri, poi diciamo ci vogliamo proprio bene come famiglia. Quindi insomma... Quindi una scuola dove c'è anche una certa fratellanza, volendo. Adesso, chi ci raggiunge? Vai, un altro. Vai. Ok, ci raggiunge adesso Rebecca Di Assemini, prego. Ciao Rebecca. Benvenuta nel nostro programma. Buonasera. Allora, anche tu ti presenti e ci racconti la tua esperienza artistica. Mi chiamo Rebecca Piras, e ho 17 anni, vengo da qua, e in pratica... Conosco anche io Max da 4 anni e da quando l'ho conosciuto mi ha sempre aiutato in tutto, mi ha sempre aiutato a credere in me stessa e molte volte non lo ascolto per questo, però vabbè, fa niente. E, alla fine è questo che succede qui, sbagli ma poi ti rialzi, ti metti in piedi grazie ai consigli di Max, grazie ai consigli di tutti che ci danno e, boh, è bello perché è una famiglia e ci vogliamo tutti bene, quindi questo. Ok, grazie Rebecca, un bel applauso. A questo punto Max, io ne approfitterei per vedere una dimostrazione canora del gruppo Sbaragliando Show. Che canzone ascolteremo ora? Allora, noi abbiamo pensato Ragazzi di Oggi, una canzone naturalmente un augurio, un futuro a tutti loro, sicuramente insomma di un benessere proprio musicale, ma al di là di quello di credere sempre nei propri sogni, con tanta umanità, con tanto di soprattutto di essere sciolti in quello che l'arte a volte ci impone di non essere, di essere se stessi soprattutto e di vivere appunto queste emozioni che parte appunto anche un corpo musicale può essere appunto datato al fitness e allo sport. Anche noi soffriamo come tutti insomma di un corpo che spesso per darlo non è facile. Ok, i ragazzi di oggi, via! Noi siamo ragazzi di oggi, noi, con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Noi siamo diversi ma tutti uguali, abbiamo bisogno di un paio d'ali, stimoli eccezionali. Ci piangere, ah, ma non puoi farci cedere, ah, noi siamo il fuoco sotto la cenere. Eccoci qua, bellissima performance canora. Adesso ci ha raggiunto anche Marianna. Ciao Marianna, benvenuta nel nostro programma. Ciao. Allora Max, ci spieghi ciò che è stato il percorso di Marianna? Allora sì, Marianna amava tantissimo, cioè, veniva qua dove noi provavamo per queste serate, insomma per la recitazione, il canto, dove i ragazzi lavoravano, lei venendo a vedere appunto cosa facevamo, ha incuriosito pure lei e in tante difficoltà oggi Marianna diciamo che a parte quello ci delizia di grandi successi musicali. Quindi Marianna insomma è stato un percorso importante per quanto riguarda appunto la vocalità, ma oggi ci regala queste, come ripeto, queste emozioni, soprattutto veramente bellissimi brani. Possiamo fare un pezzettino di Esseri Umani? Ok, un pezzettino, vai. Credo in esseri umani, credo in esseri umani, credo in esseri umani, che ancora coraggio in esseri umani. Facciamo un bel applauso. Allora Marianna, ci vuoi raccontare quello che è stato il tuo percorso in questo mondo del canto? Mi piace Camarca, mi piace. Qual è stata la tua figura di insegnante in questa particolare circostanza?
Ma io credo che sicuramente, insomma, da una base artistica non è tanto una questione proprio di insegnare, ma educare è sicuramente una disciplina molto importante, soprattutto che la musica, come abbiamo detto, è di tutti ed è giusto che faccia bene tutti, qualsiasi corpo è importante che lo faccia, soprattutto delle persone che hanno difficoltà. Posso essere, può essere ad esempio una Marianna ha avuto delle difficoltà all'inizio, sicuramente anche di parola, di pronuncia, e questo è stato un modo perché Marianna, insomma, prendesse questo mondo appunto della musica e della recitazione, che anche lei fa ovviamente i nostri esercizi, però diciamo con dei bei risultati, che a volte quando poi lei si esibisce, diciamo, il pubblico incanta, soprattutto il pubblico. Ok, via con la fase di ballo. Grande mare blu, questa umanità che mi guarda da lì in giù, peli frizionate come foca maestrate, cosce mostra buterate di cellulite sfatte, maniglia dell'amore che nessuno afferrerà, ballano nei fianchi come ballerini stanchi. Centro Revisioni Fabiana, orario continuato dal lunedì al sabato, siamo in via Fiume 85 a Quarto Sant'Elena. Per prenotazioni chiamare il numero 070 81 5311. Monster Animals. Ci trovate in via San Michele numero 5 a Cagliari. Da noi trovi tutti gli animali da compagnia, i volatili tropicali, i pesci di tutte le specie, i mammiferi, i rettili e gli insetti. Le essenze della vegetazione della nostra isola rappresentano l'occasione per prenderci cura del nostro corpo. Farmasinara, prodotti cosmetici naturali che esaltano il legame tra ambiente ed equilibrio interiore. Ci trovi a Sassari in via Roma 59A e nel nuovo punto vendita di Cagliari nella centralissima via Garibaldi 2. Da Cartapac, in negozi specializzati per le feste, troverai i costumi più belli e originali per il tuo carnevale al miglior prezzo garantito. Ci trovate in via Santa Lenigedda 115 a Cagliari e in viale Armando Diaz 81-83 a Quarto Sant'Elena. Autoscuola Moderna. Vi aspettiamo presso le nostre sedi a Cagliari in via Petrarca 16-18 e a San Sperate in via Risorgimento 60-62. Ristorante Jinchu 129, l'unico ristorante orientale con cameriera robot. A Cagliari in via Sonnino numero 129. Autocarrozzeria Filai Samassi, verniciatura forno ad acqua, pratiche sinistri, rotamazioni, soccorso stradale. Autocarrozzeria Filai a Samassi in via Gandhi 14. Sostieni l'autismo diversamente. Inserisci il codice fiscale in sovraimpressione nella tua dichiarazione dei redditi. 5 per 1000, basta una firma. Associazione Diversamente ODV. Help, I have done it again. Bene, si conclude così questa puntata di Sport & Benefit Italia. Ci vediamo sabato prossimo, sempre stesso orario, alle ore 15, replica 23:45. Ovviamente sempre Sardegna 1, canale 19. Buona serata e a presto!